Bene, buonasera, grazie di essere venuti. Come saprete, questa sera abbiamo con noi il professor Daverio, che già altre volte è venuto qui a Palazzo Ducale, e questa sera vi parlerà dell'impero colpisce con stile. Prego, professore, a lei la parola. Vediamo se funziona così. No. Assomiglia alla mia capacità fisica ormai, così funziona invece. È un titolo un po' sfacciato dire che l'impero colpisce con stile, ma è un titolo che in qualche modo riesce a generare un attimo di attenzione. Perché ho posto questo titolo in questa piccola conferenza? Perché noi spesso abbiamo l'impressione che le strutture e le sovrastrutture, come intendeva la logica tardo-hegeliana del professor Marx e del suo amico Engels, fossero direttamente connesse, e che quindi se uno aveva una certa impostazione della politica oppure dell'economia avrebbe naturalmente dovuto generare questa sua impostazione anche una estetica corrispondente. Questo è in linea di teoria. Però se voi aveste tempo, io di solito non uso immagini per evitare confusioni, però se voi aveste tempo di andarvi a cercare sull'internet l'edificio della Federal Reserve a Washington, che è un edificio costruito nel 1937, scoprireste che è fatto nella stessa architettura sovietica con la quale sono costruiti gli edifici a Mosca negli stessi anni. E se andaste più avanti, scoprireste che quell'edificio fatto nell'America della crisi economica degli anni 30 corrisponde in pieno agli edifici invece costruiti a Parigi nello stesso periodo, quelli del Trocadero, quelli che guardano giù verso la Senna e verso la Tour Eiffel, e che corrispondono a loro volta agli edifici che faceva Mussolini in Italia. Allora, che Stalin, Mussolini e la grande America di Franklin Delano Roosevelt e la Francia di Léon Blum, socialista, avessero esattamente la stessa inclinazione, la stessa passione per edifici che noi nella nostra lettura un po' rozza chiamiamo fascisti, dovrebbe far riflettere. Non è vero che la struttura della politica genera una propria architettura autonoma, anzi è vero che è l'epoca storica nella quale si vive che va a generare una sorta di sentimento trasversale che forma l'estetica del momento. Questo è vero anche se uno va a vedere il momento più, in un qualche modo più intrigante della mutazione architettonica del XVIII-XIX secolo, se si pensa alla grande architettura neoclassica che tanto piaceva a Napoleone Bonaparte e che ha tutto dell'architettura imperiale, perché nello stesso periodo Paolo III Romanov, zar di tutte le Russie, fa fare gli stessi edifici a San Pietroburgo. Quindi due che si scontreranno drammaticamente, prima di scontrarsi hanno fatto gli edifici pubblici identici. Questo è molto curioso. Quello che diventa più intrigante è invece capire a che cosa corrisponde lo spirito che c'è dietro questi edifici. Come mai uno fa quella roba lì? Come mai ogni tanto viene una sorta di voglia di colonne e di timpani che poi in altri momenti scompare? Si potrebbe riportare questa passione per la colonna e i timpani in un qualche modo alla voglia di imperium, al bisogno di richiamarsi al momento genetico di quell'architettura che fu quello dell'impero romano. Attenzione anche lì, andando con garbo, perché anche nella Roma antica gli stili si sono evoluti, sono mutati, però nel loro insieme esiste un gusto trasversale della romanità
che sta alla radice di ogni evoluzione successiva del concetto imperiale, ed è quello che si articola intorno al più simpatico dei personaggi della Romanità antica, che è Adriano. Adriano fa l'uno e l'altro, fa anche l'architetto, cioè se li disegna lui, e quando si fa tutto il suo giro del Mediterraneo a piedi, dissemina un po' i suoi progetti e ce ne lascia anche una traccia straordinaria, che è la villa di Adriano a Tivoli. La villa di Tivoli è un campionario del gusto, un campionario estetico precisissimo che plasmerà gran parte della cultura occidentale per un lungo periodo. Allora, se riportiamo quello che dicevo, parliamo di imperi, se riportiamo questo gusto dell'architettura in un qualche modo aulica e retorica agli anni di Adriano e all'impero, il legame diventa più curioso, diventa più interessante. Anche un certo gusto esagerativo, cioè perché a questo gusto del neoclassicismo si aggiunge da un impero all'altro una sorta di determinazione del sovrarredo. Pensate alla passione del sovrarredo che accompagnava la vita di Napoleone Bonaparte e che arrivava fino al punto nel quale lui andava a decidere esattamente qual era il colore che doveva portare il suo piccolo mondo che costituiva la corte propria imperiale, per la quale era obbligatorio quel colore verde suo. Pensate a Donald Trump, con quella cravatta troppo lunga che porta tutti i giorni, come probabilmente i suoi cortigiani fra poco dovranno portarla anche loro. Pensate al gusto per la sovrabbondanza dell'arredo di casa sua e pensate alle notizie che abbiamo avuto oggi. Lui innegabilmente rappresenta una nuova idea di impero, perché i Tomahawk dell'altro giorno ne sono in un qualche modo la conseguenza. Quindi esiste nella nostra cultura occidentale quello che potremmo chiamare il gusto ostentativo del potere controllato. Chiamiamolo così questo concetto di impero, e viene un po' più facile da capire. Ha sempre bisogno di un richiamo alla Romanità antica, non alla grecità, che è ben diversa, ma proprio alla Romanità, cioè all'imperium romano storico, a quel momento che fra Augusto e Traiano. Augusto è diverso, mi è molto simpatico Augusto, perché Augusto è un caso incredibile. Se un giorno vi capitasse di aver tempo da perdere a Roma, andare a vedere lo studiolo di Augusto è commovente, perché lui comandava il mondo da una stanzettina di 3 metri per 4 e mezzo, iper decorata, iper raffinata, ma senza bisogno di ostentativo. Bisogno ostentativo, infatti lui in fondo, se è uno dei primi che determina la visione, cioè lo fonda poi l'impero di Roma, però non gli dà uno stile corrispondente, lo stile crescerà lentamente dopo. E questo gusto suo, tra l'altro, ricomparirà anche in quell'altro personaggio bizzarro dell'Imperium, che è Bonaparte. Bonaparte esalta delle cose incredibili nella sua architettura francese, in quello che lascerà come traccia in giro per l'Italia, ma è ancora figlio anche lui di una piccola tradizione quasi colta, che è quella di Jean-Jacques Rousseau, quando Jean-Jacques Rousseau parla della petite maison au volet vert, la piccola casa con le persiane verdi, che è quello che lui si farà sia al momento massimo del potere fuori Parigi, ed è quella la Malmaison famosa che sta fuori Parigi, una casa, cioè non proprio piccolo borghese, diciamo la verità, però una villa abitabile con bastano 2 persone di pulizia, ci si può vivere benissimo, e che lui replicherà in quel brevissimo periodo nel quale va a vivere all'Isola d'Elba. Rifà la petite maison volée vert. Napoleone è propagandista dell'impero senza vivere in case imperiali, perché l'impero per lui è sostanzialmente ciò che avviene nella struttura architettonica, e la struttura architettonica deve assolutamente avere delle colonne, cioè senza colonne non si fa l'impero. Se uno non ha colonne, cioè se togliessimo le colonne a Washington, probabilmente l'America smetterebbe di essere imperialista. Quindi cioè l'unica soluzione accertabile sulla mutazione della visione politica mondiale degli Stati Uniti d'America è il divieto alla colonna.
però non possiamo fondare un movimento di proibizione della colonna per tentare di togliere all'America questa sua naturale e necessaria arroganza che la porta a dividere, come tutti gli imperi hanno sempre fatto, perché gli imperi sono a loro volta dei luoghi dove tutto si deve combinare sotto la colonna. E il concetto che porta avanti lui oggi, come l'America da tempo, è identico a quello romano antico. Il mondo si divide in tre categorie, cioè i clienti, i cattivi clienti, i possibili clienti. I clienti sono ben trattati, i possibili clienti sono in un qualche modo trattati ancora meglio, con affetto e lusinghe, i cattivi clienti vanno bastonati. Questo meccanismo specifico dell'impero caratterizza la storia dell'Occidente e del mondo nostro con una certa regolarità da 2000 anni, e non è lontano neanche dal comportamento di un altro personaggio che per noi in questo racconto mi diventa abbastanza necessario, che è San Carlo Magno. Ricordiamoci sempre che è santo per la Chiesa Cattolica, non per quelli che fece sgozzare nel nord della Germania, però per la Chiesa Cattolica Apostolica Romana lui è tuttora santo. San Carlo Magno, quando alla fine dà forma definitiva al suo centro amministrativo che ha a Aquisgrana, non può evitare di tornare anche lui neoclassico. Ed è una cosa meravigliosa, perché anche difficile da percepire. Aquisgrana è un luogo che vi invito tutti ad avere almeno una volta nella vita l'opportunità di vedere, perché questa formidabile costruzione nell'area meridionale occidentale della Germania, dove le colonne vengono portate da Ravenna, le colonne perché il simbolo dell'impero da sempre è una pietra particolare che è il porfido imperiale, quel porfido che si raccoglie, che si taglia nel nord dell'Egitto. Quel porfido lì lui se lo porta, lo fa smontare da Ravenna. Adesso i ravennati non hanno mai chiesto la restituzione, perché ormai sono stabili quelle colonne. E come sia stato capace di prendere le colonne da Ravenna e portarle fino in Germania non è cosa facile, perché certamente non ha preso né la strada del Sempione né del Gotardo, che non c'era ancora, le fece fare il giro di navigazione attraverso tutto il mare Mediterraneo, risalire da Gibilterra, tornare su fino dalle parti della Mosa e portarli dalla Mosa fino in quella zona lì per chiatte sull'acqua, cioè operazioni ciclopiche che vi danno anche l'idea di che cos'era la forza organizzativa tecnica dell'Alto Medioevo, dove noi immaginiamo invece che questa organizzazione non ci fosse più. Lui genera una vera architettura imperiale, e questa architettura imperiale diventerà in un qualche modo il simbolo di una quota specifica del romanico, che non è il romanico leggermente più rupestre che abbiamo in Italia, ma è un romanico che non si sente affatto di essere romanico, si sente di essere romano. Questo concetto del sentirsi romano andrà avanti attraverso il cuore del Medioevo, perché l'imperatore come tale si deve risentire. Anche lì, non uso proprio l'immagine, ma se uno volesse se va a cercare, 4 secoli dopo, quando Federico Barbarossa, il grande inventore di una nuova situazione di impero, muore, e muore nel 1190 perché affoga, cioè, sapete che i tedeschi non nuotano bene con l'armatura, e soprattutto dopo mangiato, per quello che si dice bambini non fare il bagno, quello dicono spesso qua in Ligure, non fare il bagno dopo mangiato, però li tolgono anche l'armatura quando vengono in vacanza. Lui invece non se l'è tolta, ha passato il fiume, è venuto un coccolone e morì, muore nel 1190. Si apre un momento molto complicato nella politica occidentale europea, che va dal 190 sostanzialmente fino al 1215, cioè per 25 anni nasce un pasticcio politico infinito, perché l'eredità diretta degli Staufen viene messa in crisi, si formano i due gruppi opposti imperiali, ognuno dei due tentando di fare la sua operazione di presa del potere, e si inserisce in questa cosa qua l'uomo più sveglio dell'epoca, che è Innocenzo III, conte di Segni, e Innocenzo III li
rifila fra le gambe il suo protetto, che è Federico II di Svevia, che gli fa saltare il casato di prima, cambia il casato della Germania e muta la storia imperiale. Ma in quei 25 anni l'Europa comincia a sfaldarsi, perché il paese in un qualche modo autonomo, psichicamente autonomo rispetto alla storia imperiale, per definizione è quello di quei rompiscatole intollerabili dei francesi. In Francia sale sul trono, in una Francia ancora piccolina, perché la Francia, l'Île-de-France, come centro del reame alla fine del XII secolo, è una sorta di roba che ha la dimensione più o meno grande della provincia di Cuneo, come rapporto, e riesce però attraverso una mutazione della versione organizzativa del sistema politico a pesare su tutti i domini intorno, che sono ancora l'eredità dei ducati dell'Alto Medioevo. Ci riesce attraverso un percorso estremamente attraente, affascinante, ci riesce perché la Francia inventa la funzione della cancelleria. Questa funzione della cancelleria si fa a Saint-Denis. Saint-Denis governa la Francia perché manda più carte degli altri, manda più pergamene, non ci sono le carte, manda più pergamene degli altri e comincia a rendere centrale una nuova funzione che Jacques Le Goff raccontava con grande attenzione. Lì nasce una mutazione della politica. Vi faccio questa premessa qua poi per parlare di architettura, ma se non abbiamo questa premessa non si capisce, come dicono a Toscana. Da Luigi VI in avanti, cioè dal periodo nel quale questa micromonarchia inventa l'avventura delle crociate dal fatto che Luigi VI lascia la gestione dei suoi uffici amministrativi al capo del micromonastero di San Dionigi, di Saint-Denis fuori Parigi, che è centro in quanto cervello amministrativo. Da quel momento in poi cambia la politica e la capacità di influire. E lo fa in realtà con l'arma più curiosa che viene inventata in quel periodo, che è la pena d'oca. L'arrivo della pena d'oca nella tradizione della cancelleria ha un effetto forse importante quasi quanto l'arrivo nel computer del mio ufficio personale, perché fino ad allora si scriveva con uno strumento che voi tutti avete sentito nominare, ma nessuno ha mai visto, che è il calamo. Il calamaio ce l'abbiamo in mente, dove sta l'inchiostro, ma il calamaio tale si chiama in quanto serve a tintingere il calamo. Di fotografie d'epoca del calamo ne abbiamo pochissime, ce ne sono alcune documentate con grande intelligenza in una serie di mosaici, fra i quali i mosaici della Cappella Palatina di Palermo e alcuni in alcune parti centrali d'Italia, dove si vedono gli scrittori e gli uomini delle scritture con una sorta di pennellino. Il calamo e il pennello è legato alla mutazione amministrativa, è tutto un fatto amministrativo, di Carlo Magno. Quando Carlo Magno inizia a immaginare, perché non pensate mica che Carlo Magno fosse molto molto più potente di quanto non lo sarà la monarchia francese successivamente, è più rapido, Carlo Magno è più rapido, ha due o tre invenzioni tecnologiche straordinarie. La prima l'ha imparata da un secolo di contatto con gli avari, e cioè è la ferratura dei cavalli, col che si va a Roma e si torna facilmente, non si va più a piedi come prima, non si usa più la cavalleria solo per movimenti tattici ma come mezzo di trasporto. Ha delle innovazioni straordinarie, ma non è che governi, perché controlla direttamente. Il problema di Carlo Magno è lo stesso, è quello di controllare attraverso la cancelleria. Le grandi mutazioni occidentali sono sempre state mutazioni di cancelleria. Lui nella mutazione di cancelleria si trova di fronte a un problema molto, molto, molto preciso, cioè che
latino che parlano, il latino ormai un po' sgangherato, che parlano i popoli d'Europa nell'ottavo e nono secolo, è abbastanza comprensibile. La calligrafia che si usa per scrivere quel latino non è più la stessa fra borgognoni e bavari, per esempio. Bisogna riformare la cancelleria, è sempre una questione in un qualche modo di informazione interna, e la riforma, introducendo questa cosa che di cui molti sanno sicuramente parecchio, che è la lettera carolina, cioè un nuovo modo di scrivere. La lettera carolina che parte da Aquisgrana, e tra l'altro per chi si occupa di paleografia è una roba divertentissima, che è elegantissima da leggere, si legge ancora oggi quasi nello stesso modo, non presenta le difficoltà di lettura, per cui se uno non ha fatto degli studi appositi non riesce a capire nulla, riesco a leggerla addirittura io, cioè quindi la legge chiunque. La lettera carolina è una invenzione di unificazione delle cancellerie, tutti scrivono di nuovo uguale, però si scrive lenti. Se voi anche guardandoli trovate su internet, più bello averli in mano, però non li danno in mano a tutti i testi, cioè i testi amministrativi del nono secolo, non è proprio uno arriva lì e te li danno subito, ma può capitare. Guardate un testo di allora e vedete che la parola è scritta e l'inchiostro all'inizio della parola è denso e la fine della parola è già un po' moscio, quindi finito rintingo e mi rimetto a pennellare queste parole con estrema eleganza. L'invenzione della penna d'oca rompe questo meccanismo radicalmente. Una riga inizia e fa una riga e mezzo prima che si svuoti la penna. Cioè la cancelleria, Parigi vince, Saint-Denis, non Parigi, Parigi vince la battaglia politica sulla Francia perché hanno la penna d'oca. Cioè la penna d'oca che ha unificato allora la monarchia di Francia e gli ha dato il potere, perché butta gli strumenti di convincimento e si forma un modo di concepire che Le Goff racconta con grande attenzione, perché dice in quel momento la dicotomia storica del Medioevo, che era basata su sacerdozium e su gladium, cioè su chi aveva la spada e chi aveva la fede, perché la fede comandava, cioè questi dicevano veramente l'anno prossimo ci sarà la fine del mondo e per un attimo ci si credeva anche, cioè era, il mondo era, non era quello di qua, il mondo era sempre quello di qua e quello di là messi insieme, quindi sacerdozio e gladium sono necessari, sono proprio la dicotomia storica dell'alto medioevo. Si aggiunge un terzo elemento che è lo studium, cioè chi scrive, chi sa, chi fa le cose diventa un elemento necessario della politica. Ecco, questo passaggio dalla dicotomia al sistema a tre valori, che viene accennato nel mondo carolingio ma poi si spegne, torna potentissimo con la riforma francese delle cancellerie. Io ho sempre pensato che questa mutazione dello scrivere abbia cambiato la mente della gente, e che non è vero come pensano da alcuni che c'è prima stato lo stile romanico, poi dopo c'è stato lo stile gotico, poi c'è stato il Rinascimento, così piace una roba da libri di scuola del XIX secolo. Ho sempre pensato che questa estetica un po' da in un qualche modo da sismografo, che dà la penna d'oca, la quale non può più scrivere tondo come il pennellino, ma scrive naturalmente con delle punte in alto mentre sale la penna e delle discese più larghe, come noi quando usiamo un pennino ancora oggi, quelli che lo fanno, che questo modo di concepire, che corrispondeva anche ad un allargamento straordinario dell'apprendimento, che corrispondeva all'accrescimento inatteso del numero di libri a disposizione, cioè che questa mutazione tecnologica abbia avuto una naturale influenza sulla aspettativa estetica. Per cui, quando rispetto a quella cultura dell'architettura preesistente, che era quella vera dell'impero, quella di Carolingia, e che amava questo stile che doveva richiamare l'antichità romana, per cui l'arco era un arco tondo perfetto,
quella roba che sappiamo tutti dell'architettura romanica, o almeno così come ce l'abbiamo in mente, e che per loro era fondamentale. E poi era bella quell'architettura romanica, in quanto chiedeva muri spessi, poca illuminazione, ma si entrava in queste stanze della fede sentendo lo spadone che pestava contro la coscia, cioè una roba da veri macho. In quell'architettura romanica da veri macho si introduce questo mondo di effeminati, intellettuali, degli studi di scrittura. Cambia tutto. E legittima una cosa che è in corso, che è la scoperta di un altro modo di costruire. Perché quest'altro modo di costruire non è che nasca poi a Saint-Denis, come si può pensare. E Saint-Denis è circa del 1125-50, arriva molto prima, arriva 50 anni prima, 60 anni prima, in un mondo dove una parte delle relazioni con l'Europa del Nord è stabile attraverso la presenza di soldatagli a soldate normanne, che è il mondo meridionale, quello siciliano. In Sicilia diventa centrale un personaggio di assoluto affascino, che è Giorgio d'Antiochia, il quale fa da ammiraglio per l'esercito normanno e contemporaneamente anche da costruttore di navi, da costruttore di edifici. A lui si deve il primo edificio che noi chiameremo oggi gotico, che è il famoso ponte dimenticato, detto ponte dell'ammiraglio a Palermo, la prima edificazione ogivale. Ma non è che quell'ogiva lì fosse una risposta tecnologica al perfetto arco romano che aveva invaso il mondo intero. E quell'ogiva lì era un modo classico, storico, di costruire in Siria. D'altro canto Giorgio d'Antiochia veniva da lì, aveva portato il suo linguaggio costruttivo e se l'era portato a Palermo. A Palermo l'aveva comunicato ai normanni, e i primi edifici normanni hanno fatto delle cose gotiche senza sapere che fossero gotiche, cioè costruendo su delle ogive di portata senza capirne la conseguenza, che l'ogiva di portata eliminava la necessità del muro di supporto. Cioè ciò che caratterizzava tutta l'architettura romanica è che il muro di supporto dovesse sufficientemente solido per tenere i tetti. Dovendo essere solido aveva diritto a finestrelle piccolissime. Se non lavoro più sul tondo completo, sull'arco tondo, ma lavoro sull'ogiva, il peso non sta più sui muri, i pesi cascono sulla punta dell'ogiva. Quindi potrei, se volessi, avere anche delle finestre ampie. Se vi capita a Palermo di guardare sia gli edifici di San Cataldo che gli altri edifici di derivazione normanna, uno potrebbe aprire le finestre. Cioè loro avevano comprato un nuovo modo di costruire che avrebbe consentito la finestra, ma siccome la finestra affatto gli serviva, preferirono stare al buio. E stavano al buio perché si stava anche un po' più, forse anche un po' più al fresco, stando a Palermo. Era nata una tecnologia nuova, ma non aveva trovato una sua realizzazione fisiologica vera e propria. Quando arriva a Parigi cambiano le cose, dicono qui facciamo le finestre, perché facendo le finestre facciamo lo scriptorium. E la vecchia cultura romanica scompare dagli anni di questo straordinario personaggio che è l'abate Suger. L'abate Suger è quello che è talmente legato a Luigi VI e a Luigi VII di Francia che diventerà reggente del trono di Francia mentre questi vanno a farsi le loro scorribande nelle crociate. Cioè Suger capisce, sta facendo, dice allora bisogna usarlo per far dell'altro. L'estetica si era formata prima mentalmente con la penna d'oca, si era cominciato ad amare tutte le cose che erano a punta e non più quelle tonde, si è scoperto che la punta esisteva in architettura e si scoprì che il passaggio della punta in architettura poteva diventare un modo nuovo di costruire, che fosse un modo di costruzione utile alla lettura e alla scrittura. Fantastico. C'erano in quel momento due stili nuovi in contrapposizione in Europa. L'impero germanico di derivazione carolingia, quella carlomagnesca, che credeva ancora nella colonna di Porfido imperiale,
e credeva nell'architettura ad archi romana antica, e devo dire veramente con delle capacità tecnologiche straordinarie, perché gli edifici da allora sono ancora lì in piedi, perfettamente funzionanti, e credo che una delle più grandi emozioni che ho avuto il diritto di avere in vita mia, ho fatto un mestiere bizzarro, quello delle ricerche attraverso l'Europa, quindi ho toccato delle cose che non danno quasi mano a nessuno, una delle emozioni più grandi è stato quello di spingere la porta della cella di raccoglimento di Aquisgrana, che è ancora da allora la stessa in bronzo sui suoi gangli. Gira come una cassaforte di una banca di oggi e ha 1200 anni, è fantastico, per una roba che pesa una tonnellata e mezzo, col dito si fa girare, perché la tecnologia del bronzo c'era, e tutte le ringhiere alte sono bronzi fusi di cultura mediterranea orientale, quindi il luogo è assolutamente affascinante, ma determina lo stile dell'impero. I francesi, molto più primitivi con le loro pennine d'oca, stavano inventando un altro stile ancora, che era lo stile gotico. E in Italia contemporaneamente nasceva il terzo elemento, opposto a questi due elementi. Il terzo elemento era il considerare il papato la continuazione naturale della Roma di Costantino. Non c'era interruzione fra l'antichità e il mondo nel quale si viveva. Non per niente, anche lì vi chiedo semplicemente di andare a ricercarvele, se andate a vedere Civita Castellana. Civita Castellana è un piccolo paesotto sulla strada che scende, sulla Cassia, che scende verso Sutri, non è lontano dall'attuale Autostrada del Sole, e ha una basilica molto affascinante, che fu voluta da Papa Alessandro III dopo la vittoria contro il Barbarossa, soprattutto dopo la morte, cioè la vittoria contro Barbarossa, diciamo la vittoria, l'emancipazione italiana nei confronti di Barbarossa. Per quello lì l'Alessandro che si era fatto i muscoli contro il tedesco, quello al quale si deve la fondazione della città di Alessandria qua in Piemonte, come roccaforte contro le ambizioni, del Barbarossa. Lui, finalmente libero di questo tedesco che si era tolto dai piedi, decide di fare un suo edificio che gli corrisponda. E lo fa a Civita Castellana. Lo fa con questo gruppo di costruttori che noi chiamiamo oggi i cosmateschi, quelli che fanno le tesserine piccole e di cui si trovano degli edifici straordinari a Roma, se ne trova un altro da Nanni, da dove poi proveranno tutta la serie dei papi del 200, cioè questi sono dei costruttori che sdoganano l'antichità e lo portano nella modernità. Li fa fare questa facciata di chiesa. Se vi capita di guardare quella, non è né romanica né gotica, è semplicemente la Roma antica che continua a vivere. E difatti è firmata dai due che la compongono, la disegnano e poi dopo la decorano, è firmata in modo Jacobus et Antonie Cosme, Cives Romani. Loro si considerano dei romani antichi. Non mi frega niente, si rimangono Cives Romani. Difatti, questo sarà un po' la chiusa di tutto questo ragionamento, quel loro messaggio diventa un messaggio stabile dell'impero. Perché? Finito quel lavoro lì, in Francia avviene il grande scontro nei confronti di un impero germanico che ha mutato casato, che è diventato Stauffen e che tende a controllare una parte del Mediterraneo, mentre la Francia invece si sta facendo i muscoli sul serio. E questa piccola realtà del undicesimo-dodicesimo secolo iniziale, che è l'Île-de-France,
sta lentamente conquistando tutta la Francia ed arrivando al suo meridione e diventerà oggettivamente la grande protagonista della politica internazionale del XIII secolo, perché andrà a mettere i suoi piedi fino in Terra Santa e porterà il suo gran San Luigi a morire poi a Tunisi a metà del secolo, perché l'avventura l'ha tentata ma l'arabo è fetente e l'ha fregato. Ma in questo gioco di formidabile ambizione della Francia, questo gioco inizia in verità all'inizio del secolo con il distacco definitivo dalla ogni ipotesi di influenza imperiale, che è la battaglia di Bouvines 1214-15. È del 15, la battaglia di Bouvines, ed è anche emozionante, no, del 14, ed è anche emozionante perché avviene il 27 luglio del 14, come se la storia avesse talvolta in un qualche modo un contenuto impressionante, perché avviene esattamente 700 anni prima del famoso 27 luglio del 1914, quando si riproporrà la stessa questione. E ancora una volta in Francia si comincerà a pensare che di fronte all'aggressività della Germania bisogna ripartire a fare la prima guerra mondiale. 27 luglio ci sono gli scioperi operai ancora a Parigi di tipo pacifisti, tre giorni dopo, 1 agosto, la Germania e la Russia iniziano il conflitto che sarà la prima guerra mondiale. Quindi è curiosissimo come quei mesi di luglio abbiano fra impero e localismi come una sorta di richiamo ciclico della storia. Ma lì non mi addentro, perché sennò si entra nella metafisica, che non è il mio mestiere, mi occupo di cose banali, concrete e dimostrabili. Fatto sta che Bouvines come battaglia è la battaglia nella quale la Francia, colpo di fortuna, riesce a far la festa all'impero, sostenuta da una parte degli inglesi e con il sorriso benedicente del più grande personaggio dell'epoca, che è Innocenzo III, papa nato ad Anagni dai conti di Segni. In quello scontro si scontra in realtà una visione del mondo, una visione dell'Europa. Si scontra la Francia gotica, della quale parlavo prima, con la Germania romanica ancora, che è quella erede di Carlo Magno, e con il supporto di un'Italia che ha già fatto il suo primo passo verso il Rinascimento. È un momento straordinario. E questo, se lo analizzate fino in fondo, vi permetterà anche di capire che per un certo verso questa ipotesi che noi abbiamo sempre imparato di un susseguirsi stilistico non è affatto vera. Questi stili convivevano e questi stili si sono scontrati. Gli uni hanno vinto sugli altri. La vera vittoria intima, la vera perdita intima è quella romanica. Da quel momento in poi l'impero deve cominciare a ridimensionarsi. La vittoria apparente, che durerà per ben ancora 70-80 anni, è quella della Francia gotica, che l'unica punizione che le verrà data, che chiamiamo oggi gotica, un'architettura che non ha niente a che fare con i goti, ma questo perché Leon Battista Alberti era una carogna, e quando comincia a parlare dell'architettura dei tedeschi, perché lui si occupa di quella neorinascimentale, la chiama l'architettura crucca, sostanzialmente. Cioè la definizione di gotica per l'architettura della prima metà del 400 la da Leon Battista Alberti, parlando di architettura gotica, punendo questi francesi. Ma invece diventa la estetica trionfante dell'emancipazione dello primo stato autonomo nell'Europa moderna, e invece contemporaneamente Roma sta già definendo quello che sarà il Rinascimento. Perché in parallelo all'edificazione Civita Castellana sta nascendo a Viterbo quello straordinario edificio che è neoantico in tutti i sensi, che è la cattedrale di Viterbo, e questa cattedrale va a legittimare le basiliche romane che sono rimaste lì a testimoniare un linguaggio ininterrotto. Cioè per un romano di allora, per uno legato alla Chiesa di Roma di allora, non c'era soluzione di continuità fra la Basilica Romana, quando era ancora luogo
tribunale, luogo di diritto civile e penale, a quella che è stata la basilica, la chiesa della cristianità. L'evoluzione era assolutamente diretta, loro si sentivano continuatori di quel mondo lì. E quando alla fine la vera vittoria di Innocenzo III è quello di mettere al posto dei due contendenti al trono germanico, uno ricacciato a casa dopo Bouvin e l'altro lì che aspettava di prendere il suo posto, quando riesce a buttare fuori rango tutti e due, sia il Guelfo che il Ghibellino, e impone il suo protetto. E il suo protetto è Federico II. Federico II, detto di Svevia, ma in realtà nato a Iesi, formato a Palermo, che parla perfettamente le lingue italiche, parla il latino, parla anche alcuni dialetti, probabilmente parla anche l'arabo, per quanto pare, e il quale diventa l'imperatore alternativo. Ma come si veste? Esistono tuttora le fotografie degli uffici dei carabinieri, perché era uguale, non cambiava, cioè esistono tuttora alcuni esemplari dei ritratti ufficiali che aveva Federico II. Come era presentato? Sono molto smangiucchiati, è conservato a Bari, ma è commovente. Lui è in porfido imperiale, ovviamente, perché così deve essere, ed è vestito come un imperatore romano antico. Cioè la romanità antica torna a vivere all'inizio del XIII secolo e riporta nello stile degli italiani politicamente la grande eredità romana dell'impero. L'impero deve avere le colonne. L'impero non vuole l'ogive, l'impero non vuole gli archi, se non di trionfo. E questo percorso nato allora porterà il XIX secolo a passare da un arco di trionfo all'altro, in base a chi trionfa in quel momento lì. Grazie, buona serata.